Giunti a Natale non posso dimenticare come per 7 anni io ho celebrato il Natale in Bosnia, a Sarajevo esattamente, in guerra. Andavo a viverlo insieme ai nostri soldati che erano là a imporre la pace, a fermare questi belligeranti che non sapevamo neppure né noi né loro perché facevano la guerra. Si ripeteva ogni anno lo stesso rito, partivo da Roma con l'aereo e arrivavo là al tramonto e trovavo la città di Sarajevo completamente illuminata, proprio si stava preparando al Natale, eppure era una città musulmana, a grande maggioranza musulmana. Poi andavo alla caserma Tito Barra, che lì si preparava una bella cena e dopo la cena mi mettevo a confessare per preparare la messa di mezzanotte. Era impressionante vedere tutto Sarajevo in festa. Perché? Perché era Natale. Erano musulmani, va bene, però era Natale anche per loro. E facevano festa, ha ragione, forse inconsciamente. Non sapevano che quello che era nato era anche il loro Redentore ed era compito nostro, dei cristiani, farlo sapere, far conoscere la verità. Cristo il Redentore di tutti, Cristo il Salvatore di tutti, di ogni uomo. Infatti Gesù che viene, salva ogni uomo, diventa fratello di ogni uomo, per cui fa diventare Dio Padre di ogni uomo. E è talmente importante da spaccare la storia in due, prima di Cristo e dopo Cristo. Quest'anno non possiamo celebrare la messa a mezzanotte perché c'è la pandemia, sono situazioni particolari. Ho sentito delle persone che credono un po' a un cristianesimo un po' disinfettato. E hanno detto che non è importante. No, è importante. E direi non poter celebrare la messa a mezzanotte è proprio una bella mortificazione per noi cristiani. Io credo, ho la fede dei miei padri e i miei padri hanno celebrato per secoli la nascita di Gesù a mezzanotte. C'è tutta la tradizione e c'è anche la scrittura, mentre il silenzio avvolgeva tutte le cose. La Chiesa ci fa celebrare questo grande momento. Non è indifferente per me che Francesco d'Assisi, il creatore del presepio, abbia voluto farla a mezzanotte. Il presepio non si fa a mezzogiorno, si fa a mezzanotte. E non è indifferente sapere il grande Alfonso Maria de Liquori che ha scritto il Canne nascette ninne a Betlemme. Era notte e pareva mezzogiorno. Era notte e sembrava mezzogiorno. È Cristo che risplende nella notte come luce del mondo. Io veramente celebrerò la messa a mezzanotte perché ho la grazia di abitare in una casa religiosa di suore con una bella trentina di suore che cantano in maniera splendida e quindi a mezzanotte io celebrerò la mia messa e vi ricorderò tutti. Naturalmente, tutti voi della Cattedrale Web, tutti voi che seguite le mie trasmissioni. Prepariamoci allora a questo grande momento, al momento della venuta di Cristo nel mondo che rinnova questo dono del Padre in mezzo a noi. Prepariamoci soprattutto, prepariamogli l'anima con una bella confessione, confessione natalizia, che spero ci dia la possibilità di purificarci completamente per poter fargli trovare spazio privo di ogni egoismo, soltanto disponibili a ricevere il dono dell'amore. Buona preparazione immediata al Natale.